Ciao a tutti amici, oggi voglio parlarvi delle novità, sempre del mondo delle nostre amiche Crybabies, ovvero farvi vedere qualcosina di quello che troveremo in vendita nel 2023. Quindi non perdiamo tempo e andiamo subito sulla spiaggia, perché la novità di quest'anno saranno le Crybabies della serie Tropical. Come vedete è una serie molto estiva e troviamo due tipologie di casette. Andiamole a vedere una per una. La prima si chiama Tropical Beach Babies. Come vedete la casetta aperta ricorda un po' un ombrellone, una palma da spiaggia. Ovviamente, come vediamo, non mancheranno gli accessori proprio a tema spiaggia, quindi i braccioli, le ciabattine, una sdraio, il nostro bicchiere per gustarci un drink sotto il sole. E poi vediamo un po' che altre immagini ho trovato. Ecco qui, ovviamente piangono lacrime vere. E avranno come accessorio o un costumino o un cappellino. Infatti, qui vediamo Shark con il costumino e Ella con il cappellino. Ma andiamo a vedere i personaggi. I personaggi base sono 12, eccoli qui. Qualcuno di questi sicuramente lo conosciamo già. Per esempio abbiamo Shark, abbiamo Ella la fragola, riconosciamo anche Lady, Jenna, Katie e Sydney. Non le trovate bellissime? Ma aspettate ancora un attimo perché rimarrete proprio stupiti dagli altri due personaggi. Intanto rimanete fino alla fine del video per sapere quando usciranno queste novità. Adesso però vediamo le due Crybabies speciali. Eh sì, perché non sono in realtà solo 12, sono 14, perché abbiamo una rara ed una ultra rara. La rara è la nostra amica Fancy, ve la ricordate? E invece l'ultra rara è una bellissima piratessa, sembra un pappagallo pirata, la trovo veramente, veramente bellissima. Ma adesso passiamo alle altre casette della serie sempre Tropical, si chiamano Shiny Shells e sono delle bellissime conchiglie. Come vedete la casetta è a forma di conchiglia, appunto, di due colori diversi, lilla o rosa. Ma la novità assoluta è che dentro, oltre gli accessori, troviamo la sabbia cinetica. E questa secondo me è una bella novità che piacerà tantissimo ai nostri bambini, perché non erano mai uscite ancora delle Crybabies con la sabbia. Essendo il tema delle Tropical proprio la spiaggia, lo trovo molto divertente. Chissà se tra gli accessori ci saranno anche delle formine per giocare appunto con la sabbia, però penso proprio di sì. Vediamo qualche altra immagine. Allora, le nostre amiche che vivono nella conchiglia fanno le lacrime schiumose. Come saranno queste lacrime schiumose? Non lo so, sono molto curiosa. A me di questa serie piace molto anche proprio la casetta a forma di conchiglia, ma andiamo a vedere quali personaggi troveremo dentro queste belle conchiglie. Allora, eccoli qui, i personaggi sono 8 più una rara. I personaggi, sinceramente, al momento non mi vengono in mente, nel senso che non li conosco. Poi magari dal vivo, vedendo altre immagini, forse scoprirò chi sono. Ma la rara, avete visto la rara, amici? Cioè, è una sirena, è bellissima. Giulia, quando l'ha vista, ovviamente ha fatto i salti di gioia e mille richieste per averla. Però sappiamo sempre che le rare sono molto difficoltose da trovare. È molto bella secondo me, anche se è un mix tra Crybabies a questo punto e Bluebliss, perché sappiamo che le Bluebliss sono delle sirene. Chiudiamo qui la parte per quanto riguarda le Crybabies Magic Tears e passiamo invece alle BFF 2, perché sì, quest'anno usciranno finalmente le nuovissime BFF. Troveremo quindi altri 6 personaggi e da come vedo non ci saranno i personaggi maschili, mi aspettavo Narvi o Shark, e invece no, avremo altre 6 bellissime ragazze e sono Daisy, Bruni, Ella, Lala, Jessie e Anna. Fatemi sapere quali sono le vostre preferite, io già ho una minima idea. Comunque le BFF le conosciamo già, sappiamo che escono dal loro bellissimo tubo e che la confezione si trasforma in un armadio con gli accessori personalizzati. Adesso, giusto per farvi vedere un esempio di queste nuove, vi riporto due immagini.
Vediamo infatti l'armadio di Daisy e di Ella. Allora, il video finisce qui e se vi state chiedendo quando usciranno queste novità, beh, dovete sapere che le Crybaby's Magic Tears della serie Tropical già sono uscite in America, quindi tra qualche mese sicuramente le troveremo anche qui. Per quanto riguarda le BFF, non so, però penso sempre che verso la primavera estate le riusciremo a trovare. Grazie per aver guardato il video e alle prossime novità. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perderti nessun aggiornamento.